Cari amici, oggi iniziamo una nuova rubrica, gli amici di abbinamento. Di volta in volta andremo a visitare degli amici, dei collaboratori, delle attività che in questi anni hanno partecipato o come ospiti o come collaboratori alle serate di abbinamento. Oggi giochiamo in casa, siamo a Grugliasco, nella macelleria Origlia, e faremo due chiacchiere con Paolo che ci racconterà la sua attività. Ciao Paolo e grazie per l'ospitalità. Ciao, figurati, è un piacere. Allora, ci vuoi raccontare in due parole la vostra attività? Ma in due parole è molto semplice, questa è un'attività antica, nel senso che questo negozio c'è da tantissimi anni, probabilmente dagli anni 20, ha visto diverse vicissitudini, compreso si racconta di una specie di saccheggio da parte dei tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale. Benissimo Paolo, adesso facciamo un giochetto. Tu ci mostrerai come preparare un piatto tipico della cucina piemontese. E io alla fine cosa farò? Gli abbinerò un vino. Ti va? Volentieri. Molto bene, oggi mi piacerebbe mostrare a te e al pubblico di Abbinamento TV come preparare un classico delle tavole piemontesi, cioè la battuta di fassone, la battuta al coltello. Perfetto. E la preparerò in due modi diversi, uno tradizionale e uno rivisitato da me con dei gusti particolari. Ok Paolo, con queste due fantastiche battute avrei pensato di abbinare un Langnebbiolo che arriva esattamente dal Roero, il Funsu dell'azienda agricola Cascina Ca' Rossa. Funsu sta per Alfonso in piemontese e sarebbe il papà di Angelo Ferrio, l'attuale titolare della cantina. Cosa ne dici? Sembra un'ottima idea. Andiamo ad analizzare il vino. Allora, già dal colore ci rendiamo conto che un Nebbiolo abbiamo a che fare con un rosso rubino alquanto scarico. Al naso anche qua i sentori sono caratteristici, esce la rosa ed esce nettamente anche la violetta. Rimane la parte più bella, l'assaggio. Salute. Alla tua. Confermati i sentori positivi che avevamo già percepito al naso, tannino decisamente morbido, non dà assolutamente fastidio. Promosso. Passiamo all'assaggio. Volentieri. Vino. Paolo, cosa ne dici? Questo matrimonio sa da pare? Assolutamente sì, un binomio eccezionale. Promosso! Paolo, cosa dire? Alla prossima e cin cin! Cin cin.